Salve, sono Enzo della Sani Moreno, Volkswagen Audi Fucecchio. Oggi vi presento l'ultima arrivata nel nostro parco vetture usato. Si tratta nello specifico di questa Jeep Compass dell'anno 2021 ed è una versione limited. Motore 1.6 multijet con 130 cavalli. Cambio manuale. È una vettura appartenuta ad unico proprietario, con chilometri e manutenzione certificata. Due parametri fondamentali quando andiamo a valutare l'acquisto di una vettura usata. Ora, da queste prime immagini, andiamo a dare un'occhiata allo stato di uso e manutenzione della carrozzeria esterna, di questo colore bianco, molto molto bello perché è sempre lucido, brillante. Come vedete non ci sono graffi, ammaccature o segni particolari di usura da evidenziare. Quindi ottimo stato di manutenzione. È una versione, come vedete, con bicolore, con il tetto a contrasto, questo tetto nero su carrozzeria bianca. Molto, veramente molto molto bello. Diamo un'occhiata ora al nostro frontale della nostra Jeep. Come vedete, il primo elemento che ci balza all'occhio è questa telecamera frontale. Dopo andremo all'interno e vediamo di cosa si tratta. Vedete il suo classico stile Jeep con tutti questi riquadrini cromati in perfetto stato. Nella parte più bassa troviamo anche i sensori di parcheggio anteriori, eccoli qua. I suoi fari fendinebbia e i suoi fari con luci diurne abbaglianti e inabbaglianti, tutto completamente a LED. Le sue plastiche, come vedete, sono in perfetto stato, quindi lucide, trasparenti, assicurano il funzionamento al 100% anche in fase notturna. I suoi cerchi in lega originali Jeep da 18 pollici, abbinati alle sue gomme estive, ancora tutte da sfruttare. I particolari della nostra Compass sono calotte in colore nero, come vedete. Sotto gli specchietti abbiamo la sua telecamera per la visione aerea, che dopo andremo a vedere nello specifico quando siamo all'interno della vettura. Cornice rasavetro cromata, eccole qua. Vetri scuri sia nella parte laterale che nella parte posteriore. Danno un tocco di sportività in più alla nostra Jeep Compass. Venendo nel posteriore troviamo la sua telecamera, molto utile in fase di manovra anche nella parte posteriore, abbinata ai suoi sensori di parcheggio. Siamo ora all'interno della nostra Jeep Compass, andiamo ad analizzare quelli che sono gli allestimenti, gli aspetti, le caratteristiche appunto interne. Partiamo dal suo cruscotto, eccolo qua, rifinito in pelle, veramente uno spettacolo alla vista. Il suo listellino decorativo in grigio satinato. Le portiere sono in perfetto stato sia a livello di plastica che anche proprio di rivestimento. Anche qua abbiamo il rivestimento in pelle. I suoi sedili in misto pelle e tessuto, senza strappi, senza usure. Vettura di non fumatore, quindi anche all'interno non abbiamo quel cattivo odore sgradevole del fumo. E andiamo a vedere ora la parte della nostra console centrale. Il suo monitor, vedete che ampie dimensioni, veramente di pronta visione, intuitivo. Andiamo a vedere anche quelle che sono appunto le dotazioni della vettura. Partiamo dal suo menu principale, dove troviamo le stazioni radio, eccole qua, con un semplice tocco le andiamo a selezionare. La regolazione del clima, anche questo, vedete, con un semplice tocco andiamo a selezionare sia le temperature che la ventilazione, più o meno potente. Collegamento del nostro telefono cellulare tramite Bluetooth sulla vettura, in modo da poter fare e ricevere le telefonate in tutta sicurezza anche quando siamo alla guida. Nella sezione veicolo abbiamo una serie di impostazioni, come vedete, personalizzabili delle funzioni appunto della vettura. Scorrendo abbiamo una serie di informazioni su quelli che sono gli assistenti alla guida. Per esempio abbiamo la frenata di emergenza, caso in cui il veicolo che ci precede frena
improvvisamente la marcia, il nostro veicolo effettuerà una frenata di emergenza in modo da evitare l'impatto stesso. Una serie di informazioni sul traffico, l'impostazione di un limite di velocità, per cui superato quel limite la vettura emanerà un segnale acustico. Il blind spot non è altro che la visione dell'angolo cieco, quindi in fase di sorpasso dalla vettura che ci retrocede, sugli specchietti si andrà a illuminare questo appunto segnale luminoso che ci indicherà appunto del sopraggiungere della vettura dal dietro. Il active line non è altro che il mantenimento della carreggiata, quindi se per distrazione andiamo sul ciglio della strada piuttosto che invadere la carreggiata opposta, la vettura sterzerà automaticamente con una leggera vibrazione in modo da rimetterci nella giusta carreggiata. Qui abbiamo una serie di richiami rapidi della vettura e andiamo a vedere anche quella che sono le telecamere in dotazione. Come vedete, in questo caso abbiamo una telecamera sul posteriore e abbiamo anche una visione dall'alto, quindi la view camera, per cui andiamo a notare quelli che sono gli eventuali ostacoli intorno alla vettura. Possiamo anche impostare le telecamere sia nel posteriore che nell'anteriore, come in questo caso, eccoli qua, con questi richiami rapidi. Vedete, anteriore e sempre dall'alto, oppure a tutto schermo sulla parte posteriore. Scendendo abbiamo il suo clima automatico bizona, come abbiamo visto, tutto touch, quindi impostabile con un semplice tocco. Il suo cambio manuale a 6 marce con pomello satinato, la sua cuffia in pelle in perfetto stato senza lacerazioni e senza usura, e il suo bracciolo poggiagomito. Inoltre la vettura è dotata anche di freno a mano elettronico. I 4 interruttori per i vetri elettrici, così come la regolazione elettrica degli specchietti, con la funzione anche di chiusura elettrica dall'interno, vedete? Possiamo chiuderli e andarli a riaprire anche dalla parte interna. L'interruttore per l'accensione dei fari con la funzione anche in automatico, quindi le luci accenderanno da sole al momento del bisogno. Inoltre, come dicevo prima, la vettura è dotata, vedete la lucina a triangolo che si va a illuminare sullo specchietto? Ora vi faccio vedere un attimo solo. Eccola lì. Questo non è altro che il blind spot, quindi che ci illumina, un segnale luminoso che ci avverte del sopraggiungere di un veicolo dal dietro. Il suo volante, eccolo qua, rifinito in pelle, rivestito in pelle. Volante multifunzione con tutti i suoi tasti per andare appunto a richiamare le funzioni che abbiamo appena. Il nostro volante è dotato anche di, come vedete, i tastini per il cruise control adattivo, quindi andiamo a impostare sia la velocità che la distanza, che ritroviamo anche, vedete, il riquadrino centrale sul nostro schermo centrale, dal veicolo che ci precede, e la nostra vettura viaggerà a quella distanza e a quella velocità costantemente. Vediamo anche il quadro come abbiamo già appena visto, facile, luminoso, possiamo andare a richiamare, come vedete, le varie funzioni con un semplice tocco dal volante, e i chilometri precisi della nostra Jeep Compass sono 44.112. Diamo ora uno sguardo alla tappezzeria interna, come vedete è misto pelle e tessuto come abbiamo già visto. Tutto in perfetto stato, la pelle non è usurata, il tessuto non è strappato, veramente bella da vedere. Come possiamo vedere, abbiamo anche il comando elettronico per la regolazione lombare dello schienale. Inoltre tutte le nostre tappezzerie vengono lavate, igienizzate a vapore con questa lavorazione specifica. Anche nella zona posteriore è stato eseguito lo stesso trattamento, quindi igienizzazione a vapore. Anche qua, come vedete, non ci sono rotture, non ci sono lacerazioni, è veramente bella, la nostra tappezzeria interna è perfetta. Il nostro bagagliaio, come vedete, con apertura elettrica, eccolo qua, quindi molto comodo e agevole anche nel nostro caricare i bagagli. Vano di carico ampio, di buone dimensioni, quindi molto adatto anche per un utilizzo familiare. Sedile posteriore sdoppiabile e abbattibile, mentre nel vano
Sotto il pianalino abbiamo la sua ruota di scorta con tutto il kit per il montaggio. Il nostro vano motore, come vedete, tutto perfettamente in ordine e tutto completamente funzionante, anche perché la vettura è stata sottoposta a una serie di controlli, quindi la nostra checklist interna, dove andiamo a controllare svariati punti, tutti uno per uno, in modo che la vettura sia efficiente e funzionante al 100% sia dal punto di vista meccanico che a livello generale. Diamo anche la possibilità di abbinare 12 mesi di garanzia sulla vettura, con possibilità di estensione fino a 24 mesi, ovviamente facoltativo a discrezione del cliente. Ora andiamo a fare anche un giro di prova su strada. Salite in macchina insieme a noi. Siamo quindi a bordo della nostra Jeep Compass, andiamo a vedere quelli che sono gli aspetti fondamentali una volta messi alla guida. La sua posizione di guida rialzata rispetto al piano stradale, quindi ottima visibilità data anche dall'ampio parabrezza anteriore. La seduta è ampia così come lo schienale, ci stiamo veramente bene e comodi. Le ruote non sono rumorose. Non ci sono vibrazioni sullo sterzo, sul volante. La scatola di sterzo, come vedete, anche lasciando un attimo il volante, la vettura scorre perfettamente dritta, quindi scatola di sterzo molto precisa. L'abitacolo è insonorizzato bene, non ci sono vibrazioni, scricchiolio o rumori particolari da segnalare. Andiamo a vedere il sistema di parcheggio automatico della vettura. Nostra Compass, vedete? Ho tolto le mani dal volante e la vettura fa tutto da sola. Non faccio altro che premere il freno e l'acceleratore. Eccoci qua. Come vedete ci dà tutte le istruzioni di quello che dobbiamo fare. Basterà andare ora un pochino avanti e il parcheggio è perfettamente eseguito. Analizziamo anche quelli che sono i comandi, quindi tipo pedale della frizione, molto molto morbido. Il cambio, vedete, l'inserimento è veramente agevole e quindi anche questo leggero. Grande comfort di guida, il tutto si trasforma appunto in grande comfort di guida. È un motore 1600 multijet, quindi motore alimentato a gasolio, con 130 cavalli. Motore che trova sempre il regime di rotazione motore giusto in qualsiasi marcia, sempre pronto e scattante. Quindi la vettura si destreggia molto bene sia nel traffico cittadino che in strade poi anche a lunga percorrenza, autostrade, sulle strade, eccetera. Gli spazi interni sono veramente ampi, quindi buona capacità sia di carico nel bagagliaio che appunto anche a livello di volumi interni. Ci stiamo molto bene all'interno, ecco, grande comodità. È una vettura che è già disponibile, quindi potete venire a vederla e perché no anche a provarla su strada insieme a noi. A questo punto rientriamo alla nostra sede per darvi tutte le ultime informazioni. Vi invitiamo quindi a visitare la nostra pagina diretta autosani.it, dove troverete tutte le informazioni sulla vettura, le foto e naturalmente anche il prezzo. Potete seguirci anche sui social, Facebook ed Instagram, all'indirizzo Sani Fuscecchio, oppure contattarci telefonicamente tramite WhatsApp, risponderemo comunque a tutte le vostre domande. La vettura è già disponibile, quindi potete venire qui presso la nostra sede per vederla e perché no anche per provarla su strada insieme a noi. Ci farebbe piacere. A questo punto io vi ringrazio per l'attenzione e come sempre ci vediamo alla presentazione della prossima vettura. Ciao!